Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Quarantena. Oggi è giovedì 11 novembre 2021 e siamo collegati per il consueto appuntamento settimanale Mondo in Transizione a cura del sottoscritto Fabio Marcelli, dirigente di ricerca dell'Istituto di Studi Giuridici Internazionali del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Oggi vi vorrei parlare essenzialmente di Europa, un protagonista mancato, per così dire, nella scena internazionale, e per farlo vorrei partire da un ricordo di Yasser Arafat, di cui ricorre oggi il 16° anniversario della morte e che abbiamo commemorato oggi a San Lorenzo, a Piazza dell'Immacolata, dove vi è una lapide che ricorda questo grande dirigente, padre della patria palestinese. Il collegamento fra Palestina ed Europa non sembri un collegamento bizzarro, perché se c'è appunto un esempio, ma se ne potrebbero fare tanti altri, che dimostra la sostanziale assenza dell'Europa sulla scena internazionale, la sua incapacità di articolare posizioni politiche autonome che abbiano un peso e riescano a costituire un contributo nella direzione della soluzione dei problemi internazionali più acuti. Ebbene, questo esempio può essere fatto a partire appunto da una considerazione delle vicende palestinesi, anche se, come ho appena accennato, ve ne potrebbero essere anche molti altri esempi. Comunque, veniamo all'episodio che è stato rievocato nell'intervento del compagno palestinese Bassam Saleh, che ha concluso l'iniziativa di commemorazione di Yasser Arafat di oggi a San Lorenzo. Bassam ha ricordato quando appunto erano gli anni, i primi anni Ottanta, si era da poco prodotta la cosiddetta rivoluzione iraniana, con appunto il ritorno di Khomeini e la cacciata dello Shah, e si stava producendo per la prima volta in tutto il mondo, in particolare nell'area medio orientale, una ascesa di quelli che già all'epoca erano i primi movimenti appunto di carattere islamista, di cui appunto Khomeini e gli sciiti iraniani hanno costituito sul piano storico una prima significativa manifestazione. Ricordiamo appunto che la cacciata dello Shah risale al 1979. Sembrava in quell'epoca qualcuno, in particolare Bassam, ha fatto riferimento a una persona di cui non ha indicato il nome, che all'epoca era un membro della direzione del Partito Comunista Italiano, che all'epoca era ancora un partito, esisteva, un partito molto importante sia sul piano nazionale che su quello internazionale, e quindi si manifestò in quella, diciamo, cerchia del Partito Comunista Italiano dell'epoca, una certa preoccupazione per presunte possibili sbandate islamiste del movimento palestinese, che poi, come sappiamo, non si verificarono, anche se poi nacque, insomma, anche per
diretto sforzo in questo senso di Israele, di altri Hamas e altri movimenti, ma insomma diciamo che non ci fu mai e non c'è ancora neanche adesso da parte dell'OLP un orientamento che si possa definire in qualche modo islamista. Però c'era questa preoccupazione e quindi questo esponente della direzione del Partito Comunista fu inviato a Beirut, dove all'epoca chiedeva Yasser Arafat, ed ebbero un incontro sul far dell'alba, perché appunto all'epoca Arafat, come anche in altre occasioni, è stato sempre molto impegnato in un indefesso lavoratore che appunto incontrava persone in ogni momento della giornata e anche della notte. E parlando con questo esponente del Partito Comunista, a un certo punto questo esponente chiese ad Arafat, menzionò ad Arafat l'Europa. Dice, ma c'è l'Europa, non dovete dimenticare l'Europa. Al che Arafat ebbe una reazione abbastanza, come dire, forte, molto espressiva, diciamo, in quanto che cominciò a picchiare con forza la mano, il pugno sul tavolo e a gridare Europa, 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 quasi che la volesse invocare in qualche modo, una sorta, se vogliamo, di seduta spiritica, come a dire insomma che l'Europa, anche se la invochi, non c'è. E questo già accadeva appunto nei primi anni Ottanta. Non si può dire che da allora il ruolo dell'Europa sulla scena internazionale sia in qualche modo rafforzato, anche proprio rispetto alla questione palestinese, anche se l'Unione Europea ha investito parecchi soldi anche per sostenere progetti di carattere umanitario in Palestina. A questo ruolo di assistenza non ha fatto riscontro un impegno politico adeguato, ma questo, se vogliamo, è un aspetto di una più generale, appunto, incapacità di assumere un ruolo sulla scena internazionale, dovuto a vari fattori e, a mio avviso, in primo luogo ha una subalternità che si declina poi in molteplice maniere. Subalternità dell'Europa nei confronti degli Stati Uniti, che è un dato, se vogliamo, storico e permanente dell'esistenza dell'Europa in quanto soggetto politico internazionale. Ricordiamo che la stessa venuta in essere dell'Europa come appunto organizzazione politica e giuridica anche per molti aspetti di nuovo tipo, a partire dalla stipulazione dei trattati della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la CECA, nel 1953, e 4 anni dopo con la stipulazione dei trattati della Comunità Economica Europea dell'Euratom, che sono appunto i momenti, diciamo così, di nascita dell'Europa sul piano giuridico e anche sul piano politico, in quanto entità in qualche modo autonoma, alla base di questi avvenimenti c'è sempre stato un avallo o addirittura un suggerimento da parte degli Stati Uniti, che hanno appunto assecondato la nascita di questa nuova realtà politica e giuridica internazionale che è poi diventata l'Unione Europea. All'epoca appunto si parlava ancora solo di comunità europee, e l'hanno assecondata mantenendo però sempre un controllo tutto sommato abbastanza rigido su quelli che erano gli orientamenti, le scelte, le attività che appunto l'Europa nelle sue varie organizzazioni che si sono succedute ha portato avanti. È uno strumento molto efficace in questo senso, e è stato ovviamente
costituito dalla NATO, la North Atlantic Treaty Organization, la cosiddetta Alleanza Atlantica, che è anche precedente all'Europa, perché appunto risale al 1949, tutti i principali stati dell'Unione Europea sono sempre stati anche membri della NATO, con qualche discontinuità, se vogliamo, più formale che altro da parte della Francia, ma da un punto di vista sostanziale tutti i principali paesi europei, a partire appunto dai principali stati fondatori, Francia, Germania, e Italia, sono sempre stati anche fedeli membri della NATO, e quindi questa subalternità nei confronti degli Stati Uniti è passata anche attraverso l'Alleanza Atlantica, attraverso la simultanea partecipazione dei principali stati europei anche all'interno della NATO. Ci sono ovviamente moltissime conferme di questo stato di fatto, di questa menomazione, se vogliamo così definirla, dell'Europa sulla scena internazionale, derivante dalla sua subalternità nei confronti degli Stati Uniti e dell'Alleanza Atlantica. Basti pensare appunto alle sanzioni che l'Unione Europea anche di recente ha adottato nei confronti di determinati stati in chiaro ossequio a direttive provenienti da Washington, anche se si tratta di stati con i quali l'Unione Europea al tempo stesso intrattiene rapporti di carattere economico, commerciale e entro certi limiti anche politico molto importanti e in molti casi anche molto proficui. Basti pensare insomma al rapporto con la Russia, al rapporto con la Cina, al rapporto con lo stesso Iran e a quello con stati dell'America Latina. Ad esempio, tuttora l'Unione Europea mantiene delle sanzioni nei confronti del Venezuela e del Nicaragua in ragione del carattere asseritamente antidemocratico di questi che vengono definiti dall'Unione Europea regimi. Ecco, il caso è di particolare attualità per quanto riguarda i due stati latinoamericani che ho appena menzionato, Nicaragua e Venezuela, appunto perché in Nicaragua si sono svolte domenica scorsa, 7 novembre, delle importanti elezioni politiche e presidenziali che hanno visto il trionfo ancora una volta del Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale e del suo presidente, del presidente ormai da tempo. Dal 2006, tornato presidente del Nicaragua, Daniel Ortega, mentre in Venezuela ci saranno il 21 novembre delle importanti elezioni a carattere locale, quindi per eleggere i consigli regionali e quelli di alcune importanti città, quindi regionali e municipali, che però assumono anche un importante significato politico. Ebbene, l'atteggiamento dell'Unione Europea nei confronti di questi due stati è caratterizzato da vari anni dell'adozione appunto di sanzioni unilaterali, appunto perché l'Unione Europea in questo caso, come in altri, si arroga il diritto di decidere chi è democratico e chi invece non lo è, e di conseguenza di adottare delle sanzioni. Ecco, questo è chiaramente un atteggiamento che, se per un verso può farsi risalire al passato colonialista dell'Europa, che
appunto a partire dal XV secolo, è stato il centro propulsivo della comunità internazionale che ha progressivamente assoggettato e sottoposto al suo dominio praticamente tutto il resto del globo, su un piano politico più contingente e il risultato della accennata subalternità dell'Europa nei confronti degli Stati Uniti, il che è ancora più chiaro appunto laddove prendiamo in considerazione gli attuali rapporti dell'Europa con i cosiddetti regimi di stampo autoritario o addirittura totalitario, secondo certa stampa italiana un po', diciamo così, approssimativa e che usa le parole senza rendersi bene conto del loro significato, e quindi la Cina e la Russia in primo luogo. Ecco, questa subalternità dell'Europa nei confronti degli Stati Uniti è un fatto appunto che ha delle radici storiche molto antiche, molto profonde, e che si è praticamente ripetuta a partire dalla nascita stessa dell'organizzazione europea come fenomeno politicamente e giuridicamente autonomo, che come detto risale agli anni 50 del XX secolo. Oggi questa situazione di subalternità appare ancora più evidente e paradossale se pensiamo a quanto si sia invece ridimensionato il dominio degli Stati Uniti sul mondo, come dimostrato da alcuni fenomeni, tra loro del resto abbastanza, come dire, interconnessi e che si influenzano reciprocamente. Basti pensare all'ascesa della Cina come grande potenza economica ma anche politica e militare, che per alcuni aspetti ha messo in discussione il primato degli Stati Uniti, più in generale a fenomeni appunto che concorrono a delineare un nuovo equilibrio di carattere che viene definito policentrico, anche multipolare, per cui non c'è più una o due grandi potenze, ma ci sono una serie di potenze grandi e medie che tutte quante concorrono appunto a esercitare un ruolo importante nella comunità internazionale. L'episodio più significativo che ha dato a tutti quest'estate nettamente il senso del declino della potenza statunitense, della quale c'erano state peraltro varie avvisaglie, è stato, come sappiamo, il precipitoso ritiro delle forze armate statunitensi e al loro rimorchio di tutte quante le forze dei cosiddetti alleati, comprese quelle italiane. Che però è stato deciso questo ritiro in modo abbastanza, diciamo così, unilaterale ed improvviso da parte degli Stati Uniti, è stato appunto il segno di quanto oggi la potenza degli Stati Uniti sia nettamente in fase di tramonto. Ebbene, dicevamo, proprio il fatto che si emerga con questa nettezza il declino degli Stati Uniti pone in evidenza appunto l'incapacità dell'Europa, pur in una situazione di questo tipo, nel quale non c'è più un, chiamiamolo, cappello statunitense sul mondo, ma gli europei, a quanto pare, di questo cappello, di questo manto protettivo, continuano ad avere bisogno e hanno una fortissima nostalgia e comunque non riescono ad esprimere posizioni autonome rispetto a questo dominio, il che insomma ci
ci lascia capire come in realtà alla base di questa fragilità della politica estera europea ci sono anche dei fattori di carattere endogeno, e cioè sostanzialmente l'incapacità delle classi dominanti europee di stabilire una linea comune su tanti temi. In realtà l'Unione Europea, come sappiamo, è una istituzione che si è basata fin dalla sua nascita anche su una forte concorrenzialità, ha assunto la libera concorrenza, il libero mercato come assi fondanti della sua costituzione materiale, e questa concorrenzialità, questa continua competizione ovviamente riguarda anche gli stati, ma basta vedere come gli stati europei si siano comportati anche rispetto alle grandi crisi politiche e militari che hanno costellato la sua storia e in particolare gli ultimi 30 anni. Basti ricordare la crisi jugoslava degli anni, degli anni 90, che vedeva praticamente tutti gli stati europei, ognuno per conto suo, incapaci di articolare una linea effettivamente unitaria. O altro episodio più recente che ci riguarda ancora più da vicino, anche come Italia, è stato l'episodio della Libia, dove appunto la decisione di far fuori Gheddafi è stata assunta essenzialmente per motivi suoi di vario genere dall'allora presidente francese Sarkozy, che si portò appresso britannici e statunitensi, e alla fine anche l'Italia dell'all'epoca primo ministro Berlusconi, che pure a sua volta era il principale bersaglio di questa campagna contro Gheddafi, che in realtà mirava a far fuori, oltre che il leader libico, diciamo, il ruolo stesso dell'Italia, che aveva con il leader libico un rapporto preferenziale molto importante, anche e non, ma non solo per l'esistenza delle enormi risorse petrolifere sfruttate da parte dell'ENI. E poi veniamo a un secondo elemento di subalternità che impedisce all'Europa di esistere in quanto tale. Il primo, abbiamo detto, è la subalternità nei confronti degli Stati Uniti e della NATO. Il secondo elemento di subalternità è la subalternità nei confronti di quello che viene definito il mercato, che poi è un'espressione che vuol dire un po' tutto e niente. Per mercato leggasi le forze economiche dominanti, che sono forze economiche nell'attuale contesto mondiale essenzialmente di natura transnazionale. Il potere economico è più che mai un potere transnazionale, al cui interno si combinano appunto varie multinazionali basate prevalentemente in questo o in quello stato, ma che hanno una vocazione fortemente transnazionale. L'Europa è fortemente subalterna nei confronti di questo potere transnazionale e della finanza che ne costituisce il cuore, anche per il tipo di stadio di sviluppo del capitalismo che stiamo vivendo in questa fase. E di questo abbiamo moltissime testimonianze, ovviamente nelle scelte concrete che l'Europa fa o non fa. Basti pensare appunto al ripetuto rifiuto di superare i brevetti sui vaccini, anche appunto a scapito di una lotta efficace contro la devastante pandemia Covid, che ha raggiunto e superato negli ultimi tempi 5 milioni e passa di vittime in tutto il mondo.
lo vediamo con orientamenti oscillanti e non sempre appunto all'altezza delle esigenze esistenti rispetto al tema del cambiamento climatico, anche se se appunto l'Europa viene esaltata come oggi il principale paladino della lotta al riscaldamento globale, alle energie fossili, se poi andiamo a vedere nei fatti questo ruolo non viene assolutamente esercitato dall'Europa nei termini encomiastici che ricorrono sulla stampa. Questo lo vediamo in questi giorni anche dall'andamento fortemente deludente della COP26 che è in corso a Glasgow, in Scozia, quindi una subalternità dell'Europa anche nei confronti del potere economico privato. D'altra parte l'Europa è nata ed è cresciuta all'insegna della privatizzazione, delle privatizzazioni e dell'espansione senza limiti del potere dell'industria privata. E un terzo aspetto di questa, diciamo così, chiamiamola pure decadenza della stessa Unione Europea, lo vediamo all'opera in questi giorni rispetto alla vicenda dei migranti, in particolare la crisi dei migranti fra la Polonia e la Bielorussia. La Polonia assolutamente non, il governo polacco, anche se il popolo polacco esistono anche all'interno del popolo polacco delle componenti solidali nei confronti delle sofferenze dei migranti, dei richiedenti asilo che giungono appunto alla frontiera, il governo polacco di destra di Mazowiecki del partito PiS è fortemente arroccato su linee di carattere xenofobico e razzista e ha rilanciato l'idea del muro, trovando oggi anche una sponda importante in un personaggio che risponde al nome di Charles Michel, che è il presidente del Consiglio dei ministri europei, che ha per la prima volta detto sì o ni o forse a questa richiesta della costruzione di un muro di separazione. Quindi da questi paesi di destra, per altri versi a loro volta sotto accusa per violazioni di principi fondamentali dello Stato di diritto, come la Polonia o per altri versi l'Ungheria di Orban, viene anche una fortissima spinta verso destra che viene poi subita dalle istituzioni europee, mentre anche quella che per un certo tempo è parsa appunto parso un possibile ripensamento del liberismo alla luce delle esigenze della ripresa post-pandemia, sembra oggi che a poco venga rimesso in soffitta e riprendano forza appunto i principi del cosiddetto patto di stabilità e quindi il monetarismo, il liberismo esasperato conforme agli interessi della finanza dominante, che dopo qualche illusione che ci eravamo fatti ai tempi della pandemia sta riprendendo forza. Quindi da tutti questi elementi che abbiamo accennato emerge in conclusione un panorama abbastanza sconfortante, nonostante il declino degli Stati Uniti e gli spazi che esso apre, nonostante la necessità oggettiva di rilanciare con forza una cooperazione internazionale effettiva a tutto campo sui problemi che affliggono oggi l'umanità, dal cambiamento climatico alle altre questioni ambientali,
alla questione della pandemia e a tante altre, l'Europa, ancora una volta, drammaticamente svolge il ruolo di protagonista mancato. Per oggi è tutto, buona serata a tutte e a tutti.